Ciao amici miei, ciao a tutti, come state? State bene? Io già ho preparato la pasta con i broccoli a riminata, oggi vengono i miei figli a festeggiare da me, a mangiare da me. C'è chi la vuole cotta, c'è chi la vuole cruda, c'è chi non la vuole completamente e signori miei, e c'è chi la vuole naturalmente. E che devo dire? Mio genero non mangia la pasta con i broccoli, allora cosa fa una suocera, una brava suocera? E ditemi voi cosa fa? Non lo fa mangiare? Fortunatamente 8 anni fa ho fatto delle bottiglie di pomodoro e quindi ce ne prendo una, ce l'apro, che camminare saru ruigi. E già è pronto per farci la pasta, ok? Nel frattempo i bambini non mangiano la pasta con i broccoli, anche per loro ci ho fatto un piccolo minestrone. E ancora un sarrecogliono, caso quasi l'una. No, a me per questo mi secca. A me per questo mi secca fare gli inviti, pure ai figli. Perché se noi fossimo nuovi genitori che accessimo all'una e mezzo, se lamentassero. Come che si dice? Si lamenterebbero, si lamenterebbero. Qualche cosa del genere. Ci siamo capite? Cari signori miei, come si deve fare? Intanto una mamma perdona sempre. E che deve fare? Perché ci vuole tanto a venire a dire parlo un po' con mia madre, sto un po' con mia madre. Nel frattempo mi posso godere anche i bambini. Non esistono queste cose, va bene? Non esistono perché sono proprio così. Comunque, speriamo che non vengano con le mani vuote, che almeno uno dei figli o dei generi o delle nuore porti una bella guantera di dolci, anche perché è di domenica e la bocca dolce piace a tutti. E vabbè, siamo qua. Ma principalmente sono qua per augurare a voi la buona domenica, va bene? E a tutti quelli che siamo al mondo. Tanta salute per tutti noi al mondo e uno ciao particolare dalla signora Titina che vi racconterà sempre qualsiasi cosa succede nella mia famiglia.